bentornati sul canale e oggi allora facciamo un video sui prodotti preferiti del momento o comunque bene o male quelli che ho sempre usato e sempre ricomprato. Visto che nel sondaggio su Instagram avete votato soprattutto appunto tra il face painting e i prodotti preferiti, avete votato i prodotti preferiti, eccoci qua per fare questo nuovo video. Non ho più la frangetta come potete vedere perché mi sono già rotta le balle, non la sopporto già più, mi dà fastidio, mi cresce, mi va negli occhi, non riesco a stare lì a tagliarla sempre. Basta, fine. Ritorniamo al mio ciuffo, chi se ne frega delle sopracciglia, mi farò il tatuaggio, quello che sarà, non mi interessa. Sulle labbra in questo momento ho Wonka di Mulac Cosmetics, che sarebbe questo qua. È bellissimo. L'unica cosa è duro da stendere, ragazzi, a parte che si vede quanto mi piace prima di finito. È durissimo da stendere, cioè se pensate che un retromatte di MAC sia duro, questo qua veramente, ragazzi, è cemento, cioè è durissimo, però ha una buona durata e ha molto colore, cioè un colore che veramente mi piace da morire. Allora, partiamo subito dai prodotti. Inizierei dalla skincare, comunque da quello che io utilizzo come maschere, come creme per il viso, dei miei preferiti del momento e di sempre. Come preferito di sempre vi faccio vedere questa maschera di Conistar, che sarebbe la maschera sebo equilibrante energizzante con acqua distillata di mirto. È questa qui, non so se cosa si vede. Odio la messa a fuoco dell'iPhone. Eccola. Ed è in un tubettino così. Ce l'ho da un po' di tempo, praticamente la uso alternandola alla egg pour che abbiamo messo in un post su Instagram di Tony Moly, mi sembra. E mi piacciono entrambe. Quell'uovo ha una formula leggermente più granulosa, sembra veramente quasi una pasta. Questa è proprio una crema. Cioè, non va a indurirsi più di tanto, vedete, rimane proprio tipo cremina. Non va a indurirsi, a seccare più di tanto sul volto. Da tenere in posa un 10-15 minuti. Io la uso sulla zona T perché è la zona in cui sono comunque più unta, più grassa. E ce l'ho da un bel po' di tempo questa qua. Forse è già la seconda volta che la ricompro, non mi ricordo. Ma mi piace molto. Cioè, io i prodotti Collistar mi sono sempre trovata molto bene, partendo dai tonici, passando per la spazzolina elettrica, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sono sempre trovata bene. I detergenti, è una marca che mi piace. E avevo comprato questa maschera, non so neanche perché, forse così a caso in un raptus di shopping da coin. E devo dire che è rimasta tra le mie preferite, forse in assoluto al momento la mia maschera preferita per sebori equilibrante, santo Dio. È questa. Come maschera invece per il contorno occhi, io mi trovo molto bene con queste qua di Sephora, soprattutto con questa qua cos'era questa qua? Quella oddio, non mi viene il nome. Al melograno. Questo è il melograno. E questa qua è quella defaticante, mi pare, infatti. Defaticante energizzante. Mi ci trovo molto bene, avendo appunto questo problema che vi ho detto e straridetto di occhiaia molto marcata e molto marrone. Tutte queste qua mi piacciono abbastanza. Le uso di solito nel weekend, la domenica sera o lunedì sera, dipende quando sono a casa. E mi piace, sono una piccola coccola in più che faccio alla mia pelle, al mio contorno occhi. E devo dire che questa qua è top. Soprattutto queste qua. Mi piacciono tutte le mascherine per occhi di Sephora. L'unica cosa, odio la forma perché sono veramente gigantesche. Cioè, sono, non so mai, non le metto mai nello stesso modo perché tante volte mi sembra che vadano, boh, cioè, sono enormi. Io faccio una fatica in boia a metterle. Però poi alla fine mi lasciano comunque una bella sensazione. Mi rinfrescano, mi danno un po' di quella luminosità che magari mi tanto manca. Passando sempre ad altri prodotti per skincare, ma stavolta creme, andiamo a parlare dei, ormai lo sapete, i prodotti Kiehl's. Li sto usando da poche settimane, saranno 2-3 settimane che 3 settimane che li uso. E sono questi due. Partiamo dal contorno occhi che vi ho già fatto il post su Instagram. Questo qua è quello alla caffeina e è fantastico. Dentro, vabbè, è estratto di nocciolo, di albicocca e boh, non lo so, è buonissima. Ha del rame. È una formula che io trovo validissima. Comunque, i prodotti Kiehl's sono prodotti naturali. Sono prodotti che costano, hanno un prezzo abbastanza elevato. Già questa qua l'ho pagata 38, 40, non mi ricordo. Ed è piccolissimo perché poi alla fine all'interno ci sono 14 ml di prodotto. Cioè, nel senso di contorno occhi è tanto. Però 40 euro sono, capisco che siano anche tantini.
Io l'ho presa perché veramente, raga, io voglio trovare la cura miracolosa a queste occhiaie, a queste occhiaie così marcate che ho. Che poi ve l'ho già detto, non ho un'occhiaia particolarmente scura, è che è proprio marrone e mi va anche sulla palpebra, infatti è una cosa che detesto, cioè. E questo devo dire che mi sta aiutando moltissimo con il mio problema. Ce ne metto veramente poca, infatti, cioè guarda, ce n'è un quintale dentro alla fine per essere un contorno occhi, è tantissimo. E io veramente ne metto pochissima, cioè ne prendo veramente una goccina col polpastrello da una parte e dall'altra, un po' sopra, perché comunque la macchia ce l'ho anche nella parte della palpebra mobile. E massaggio con gli anulari, mi faccio il mio massaggino nel contorno occhi e vado a idratare, energizzare questa parte. Comunque la caffeina stimola la microcircolazione, il massaggio stimola la microcircolazione, effetto combo va a migliorare. Come vi ho già detto, infatti, su di me è già migliorata tantissimo questa occhiaia. Non uso neanche più il correttore, praticamente io sto usando. Sì, che vabbè, non uso il correttore, grazie, si usi Dermablend. Grazie. Però prima usavo il MAC, il Fix Fluid, lo Studio Fix, che comunque è coprente, e in più ci mettevo il correttore nell'occhiaia, cioè. Usando soltanto adesso solo il Vichy, che sì, è coprentissimo, mi rendo conto che comunque la mia occhiaia, anche quando mi strucco, è molto meno marcata, soprattutto sulla palpebra rispetto a comunque qua, che comunque un minimo rimane sempre. Altro prodotto di cui vi stavo parlando è sempre Kiehl's ed è la crema. Questa qua è la Ultra Facial Cream. E io la uso sia la mattina che la sera. Mi piace. Avevo quel problema di secchezza sulle labbra che all'inizio ho tamponato, diciamo, con la Cica Pair di Dr. Jart. Bella, bellissima, ma essendo comunque una crema non del tutto naturale, quando finiva l'effetto, io mi ritrovavo sempre con questo rossore, questa leggera secchezza. La secchezza l'andava a curare, non tanto il rossore. Questa invece comunque è una crema idratante. Io la mia consultazione della pelle l'ho fatta qui, non ero secca tipo deserto del Sahara. E questa devo dire che mi sta aiutando molto. Cade. Ho comunque la pelle secca, non è andata, cioè non ho ancora la pelle perfetta, ma è molto meno secca di prima. Cioè non ho più proprio quella pellicina pesante, cioè che appena mi tocco sento un po'. Crack. È molto più normale, cioè sta quasi diventando una pelle normale. E mi piace molto l'effetto, cioè è un effetto che comunque mi aiuta, essendo comunque una crema naturale. E anche se non la uso per 1 o 2 giorni perché me la dimentico un giorno intero, eccetera, la mia pelle non è che mi torna secca come faceva con la Cica Pair, che comunque mi ritornava una pelle mia e quindi andava solo a coprire il rossore con questo pigmento verde che c'è all'interno della crema. Ma questa qua ha proprio un'azione che è vera, è reale, va a fondo e quindi mi idrata molto la pelle. Ve la faccio vedere da più vicino. Eccola qui. E mi piace da morire, anche qua c'è un quintale di prodotto, fra l'altro esistono due size, questa qua è quella da 50 ml ed è grossa raga, cioè io veramente la uso da 3 settimane, guardate quanta poca ne ho usata. È tutta qua praticamente. Oddio, il coperchietto. E esiste anche la versione da 125, una roba del 150, non lo so. Questa qua costa 29, la versione grande costa sui 50-55, super giù. Raga, cioè, ve la straconsiglio, anche se è la taglia più piccola, comunque vale tutto, cioè ne uso veramente poca e la mia pelle è molto migliorata, così come col tonico che lo uso soprattutto nella zona T, è per pelli delicate, quindi lo uso su tutto il volto, ma comunque anche nella zona T, con la combo della maschera di Collistar e il tonico, la mia pelle è molto meno grassa. Quindi io spero che questa azione continui nel tempo. Altri prodotti, raga, il fiatone, ci sto parlando un sacco. Altri prodotti di cui vi voglio parlare, parliamo di sopracciglia. Allora, io sopracciglia ho sempre usato matite, non mi sono, o matite o ombretti, non mi sono mai fidata pomade, non mi sono mai fidata creme varie, tinte, mascara, eccetera, eccetera. Una collega a lavoro mi aveva consigliato il Cabrow di Benefit. Ragazze, io non lo lascerò mai più. È bellissimo, è morbido barra. È morbido al punto giusto, cioè non è né duro né troppo morbido. È perfetto. Il colore è pieno. Ce n'è un sacco di prodotto. Comunque anche questo lo starò usando da. Questo qua già da un mesetto e mezzo sicuro. Ma ragazzi, c'è ancora praticamente quasi tutto il prodotto. È ottimo. La sua confezione è molto carina. È fatta così. Di prodotto dentro ci sono. Boh, ve lo dico subito. Non lo so. 5 ml, 5 grammi di prodotto, non lo so. All'incirca, super giù.
È bellissimo, ha anche il suo pennellino fatto così, quindi di quelli angolati, che all'inizio ho usato un sacco, ma avendo nel mio kit di Zoeva, e questo è un altro preferito, questo pennello qua, il 322 Brow Line, che ha questa punta, ragazzi, è una combo allucinante. Io per me questi due sono insostituibili. Penso che ricomprerò questo tutta la vita e questo qua me lo farò durare finché posso. Niente, mi piace un sacco, sto prezzo sui 27 euro da Sephora. Esiste anche forse anche la mini size, o comunque qualche kit che contiene la mini size di questo. Ragazzi, è bellissimo. Io uso la colorazione numero 3, che comunque io essendo un castano non chiarissimo, su di me va benissimo, perché comunque le mie sopracciglia, ve l'ho già detto, sono rade, sono chiare, sono orribili, quindi questo va veramente veramente bene e comunque mi dura tutto il giorno, a meno che non mi vada proprio a strofinare la faccia. Non uso mascara di supporto, non uso nulla, vado poi semplicemente a pettinarle con un pennellino, con lo scovolino, tipo questo. Quindi abbiamo detto il 322 di Zoeva, che è questo qua per le sopracciglia al brow line. Andiamo a parlare di quest'altro pennello di Zoeva, il 122 Silk Finish. Io questo pennello lo uso per il fondotinta, è un due fibre e ragazze è bellissimo. Lui insieme a lui, che è quello di Real Techniques, l'Expert Face Brush, una roba del genere, sono i miei pennelli preferiti da fondotinta. No spugnette, non uso un tubo, io odio le spugnette, le uso soltanto se devo fare trucchi su altre persone, magari devo truccare, struccare, truccare, struccare, allora vado a usare le spugnette, così sono usa e getta e le lavo, ma per spugnette usa e getta intendo queste, non di certo le beauty blender. E le beauty blender, boh, io per una questione, cioè, di pigrizia, anche la beauty blender sarebbe da lavare tutti i giorni, io sono pigrissima. I pennelli li lavo, sì, tutti i giorni praticamente, comunque non tutti perché non li uso tutti. Tutti i giorni con una quantità di pennelli industriale. Questi sì, li posso lavare anche tutti i giorni, o comunque li alterno, lavo uno sull'altro, lavo l'altro sull'uno. E raga, io li amo perché tutti e due mi danno l'effetto che io voglio sulla mia pelle, non c'è effetto pennellata, non mi rimangono strisciate, non c'è effetto finto, riesco a sfumare perfettamente il fondotinta. Arrivo in tutti i punti perché comunque sono abbastanza tondeggianti, quindi non ho difficoltà ad arrivare nei punti più difficili, visto che vi ho già detto che uso il VC anche sulle occhiaie. Sono perfetti. Questo è il 102 di Zoeva e questo è l'Expert Face Brush di Real Techniques. Mi pare sia questo nome perché comunque la cosa brutta dei pennelli di Real Techniques è che perdono completamente i nomi da sopra dopo un po' che li utilizzate. Comunque li adoro entrambi, hanno una setola compatta tutti e due, ma non troppo, cioè comunque rimangono morbidi. Non vanno a grattarmi sulla faccia, sono stupendi ragazzi. Io ve li straconsiglio. Se avete la possibilità di comprarvi un set di Zoeva, che sia occhi, che sia viso, partono dai 70 euro, 50 euro, fino a comprarvi il set completo che viene sui 630, 190, dipende da che set comprate. Sono raga stupendi. Per la Zoeva valgono un sacco e durano anche un sacco. Per la base, detto, ridetto, ridetto, stradetto, 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 VC di Dermablend. Dermablend di VC. Non ce la faccio, ragazzi, per me è il VC di Dermablend, non il Dermablend di VC. Comunque, io lo amo. Ragazzi, da quando l'ho scoperto, cioè, lui è sempre con me. Ovunque vado, io me lo porto. Per le occhiaie, per i brufoli, come fondotinta completo, per qualsiasi cosa, lui è fantastico. È coprente, ma è modulabile. Perché se tu ne usi poco, copre sì, ma non è che c'è sta coprente, c'è un coprente normale. Ma se inizi a stratificarlo, anche come ho fatto vedere uno swatch su Instagram, sui tatuaggi. Raga, è allucinante, cioè, io boh, trovo che sia veramente fantastico. Cioè, questo qua dovrebbe durare 16 ore. Io ora non so dirvi quanto sto durata, truccata nell'arco della giornata, però ci sto dalla mattina al pomeriggio tardi, la sera, dipende. E io non mi ritocco mai il fondotinta. Me lo porto dietro perché sono abituata così. Mi faccio sempre la mia pochettina del trucco da portarmi in borsetta. Ma raga, cioè io veramente, lui è allucinante. Io uso la colorazione 15 Opal e all'interno ci sono 30 ml. Sarebbero la stessa quantità di prodotto che c'è nel Fix Fluid di MAC. Anche se secondo me ce n'è un pochino di meno di 30 ml. Boh, perché il Fix Fluid non lo so, sarà che qua c'è la pompetta, qua invece è. Non lo so, però secondo me qua ce n'è un po' meno di 30 ml. Però ragazzi è formidabile, ne basta veramente pochissimo per farvi la full face, cioè è meraviglioso. Vi dico, non sto neanche più usando correttore perché dovrei ricomprarlo perché ho finito qui il custard di NARS. Custard è il colore, ho finito il correttore di NARS. Dovrei ricomprarlo, ma non ho sbatta di andarmene da sé, vorrei comprare anche perché al momento non sapevo. Devo un attimino stare un po' alle strette.
Quindi vado avanti di lui finché non morirà anche lui, ricomprerò lui e comprerò il correttore. Il mio correttore preferito di sempre, e qui lo dico, e qui lo confermo, e qui ve lo ribadisco, è quello di Maybelline, l'Instant Anti-Age. Io, raga, quel correttore per me è la manna dal cielo. Quando quello, io non uso fondotinta, non uso niente, cioè non uso nient'altro, io uso quello come fondotinta e come correttore. Cioè, se voglio farmi sulla full face mi faccio un po' di passate, tanto io comunque non è che mi faccio sempre dei mascheroni come base. Passo quello, le occhiaie sono perfette, non mi dà, non mi fa finire pieghe, non mi secca, non mi dà fastidio, è leggero, è stratificabile, è fantastico. Cioè, io quello lì sarà sempre il mio correttore della vita. Al massimo vi posto una foto da qualche parte, boh. E raga, quello compratelo, costa comunque anche poco, cioè relativamente poco, costa sui 10 euro al massimo. E quello è la mia passione, ma io non l'ho più trovato. L'ultima volta che sono andata a Gotà, ma avevano detto che doveva arrivare la settimana dopo, invece non è arrivato. Se è arrivato, è finito subito. Quindi quello lì sicuramente lo ricomprerò, perché è il mio correttore della vita, lo sarà per sempre. E secondo me in combo con lui, ciao, facciamo qualcosa di meraviglioso. Allora, prima di parlarvi della mia amata palette da contouring, vi parlo di quest'altro quad da contouring. Allora, questo qui è un quad da contouring di H&M, della linea beauty, non della linea della cosmetica, che è quella che trovate di fianco nelle corsie delle casse quando state lì in coda. Questo quad è in crema e ci sono questi quattro colori. Ok? Due sono più freddi, due sono più caldi. Nasce come quad per le pelli scure, quindi per andare a, come fondotinta per le pelli scure. Io l'ho comprato perché ho detto devo fare un trucco di Halloween, mi pare, mi ricordo se è un Maleficent che a lavorare, boh, volevo truccarmi da Maleficent. L'ho comprato per farmi appunto questo contouring molto d'effetto che c'ha Maleficent, e ragazzi io non l'ho più lasciato, cioè io se devo fare una base, un contouring peso, cioè quindi bello strong, sul fondotinta prima di fissare con la cipria, lui tutta la vita. Tutta la vita, perché è bellissimo, dura un sacco. Ora vi faccio gli swatch sulla mano per farvi vedere le scrivenze, ragazzi, perché è fantastico. Allora, finito le dita? No. Cioè, ma ciao, ma guarda cos'è. Queste sono le tonalità, ragazzi, ma cioè, per essere comunque un quad di H&M. Ma guarda, vedete la scrivenza? Cioè, è fantastico. Mi sono smerdata tutta. È bellissimo. Scusate, prendo un dischetto e mi pulisco le dita perché sennò non posso più toccare niente. È bellissimo. Scrivo un sacco. Mi dura da un sacco perché ce l'ho da un po' di tempo. Forse dall'anno scorso, non lo so. Ma ragazzi, cioè, io trovo che sia meraviglioso. Lo uso anche come base per degli smoky marroni, dei trucchi sul marrone. Io lo uso come base. È meraviglioso. Anche per struccarlo ci metto un po'. Vabbè. Pace, mi sono levato il grosso. Ragazzi, io ve lo straconsiglio, costa 12,99 da H&M e lo trovate sotto il nome di Dark Tone Foundation Quad. Sarebbe questo qua. Si vede un belino. Si vede un belino? Eccolo qua. È lui, raga, se volete approcciarvi al contouring con dei prodotti in crema, perché l'avete sempre fatto con la polverina chiara, eccetera, eccetera, eccetera. Questi qui sono fantastici, cioè se volete provare qualcosa di nuovo, questo qua è meraviglioso. Io, boh, lo straconsiglio, anche come base per il contouring in polvere, cioè è bellissimo. È bello, ragazzi, è bello. L'ho lanciato, non vi preoccupate, tutto è intatto, vedete, resiste anche agli urti, come potete vedere. Niente, ve lo straconsiglio. Per un po' ho usato anche i colori quelli più freddi per fare le sopracciglia ogni tanto quando finivo la matita piuttosto che prima di trovare la manna. Quindi sappiate che quello lì è fantastico. Ora passiamo alla mia palette da contouring. Every day, every night, every time. Lei, la mia Shade and Light di Kat Von D. Ragazzi, io da quando l'ho comprata, l'ho swatchata, l'ho provata, ho detto basta. Non comprerò mai più nient'altro nella mia vita per fare contouring. Lasciamo perdere il fatto che è polverosa, vedete, c'è la polvere già sullo specchio. Lasciamo perdere il fatto che appunto si sporca la confezione. Comunque sono polveri. Ragazzi, come scrive questa? Come dura questa? Come è
stupenda questa, io non lo so. Cioè, è veramente qualcosa di allucinante. Io vorrei farvi poi non lo so, un video swatch su Instagram, qualcosa per farvi vedere veramente i colori. Gli illuminanti, allora, gli illuminanti, come potete vedere, non sono colori perlati, non sono illuminanti perlati, non hanno pagliuzze, non hanno perlescenze, non hanno niente all'interno, sono opachi. Ma ragazzi, vi pare? Cioè, che cos'è? Di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Quell'arancione, ovviamente, non lo uso mai perché questo sarebbe qua. Lui è quello che uso meno di tutti perché è il più aranciato su di me. Ovviamente non lo posso usare perché mi andrei a fare una patacca. Ma lo vedete che colore hanno? Cioè, se io me lo metto qua, lo vedete che va subito a illuminare? Eppure non ha pagliuzze, eppure non ha cose riflettenti al suo interno. Ha semplicemente una polvere matte, che è meravigliosa. Io che sono un amante della faccia del make-up matte. Per me è allucinante, cioè io amo il matte, amo quando c'è questa zona qui, la zona appunto del contorno occhi, la famosa V, che comunque io ci faccio baking con questa polvere, ragazzi, cioè è allucinante, è bellissima. Per non parlare poi delle polveri colore da contouring. Bellissime. Io uso soprattutto queste due che sono le più chiare, questa è un po' più scura, già la uso su, magari sulla carnagione di mia sorella che è più scura di me, faccio una combo di queste, questo è un po' più freddo, questo è più caldo, questo è più freddo, ma è molto più chiaro. Io uso queste due, boh, cioè comunque la potete usare anche un po' palette per ombretti, cioè volete partire, andare 2 giorni via, non ci avete sbatta di portarvi 70 palette, lei tutta la vita, vi ci fate un trucco occhi, vi ci fate il contouring e boh, cioè siete a posto, vi ci fate baking, lavate come cipria, usate un po' come cavolo volete. È bellissima. Ha il suo prezzo, perché il suo prezzo è sui 40 euro, 45, su per giù. Però raga, è meravigliosa. E tra l'altro ho scoperto che si possono anche levare le cialde e comprarci le ricariche. Quindi, cioè, non dovrei riandarmi a comprare tutta la palette nel caso venissi questa. Posso andarmi semplicemente a comprare le cialde per... Ciao, cioè, è il top del top. Quindi io questa... Io la amo, la stramo, la straconsiglio a chiunque. So che il prezzo è quel che è, ma avete tre terre, avete tre illuminanti. Alla fine è quello che andreste a pagare di ogni singola, di ogni singola cialda di un'altra terra, cioè di altre cose da contouring. Ragazzi, cioè 45 euro per 6 prodotti, a me sembra comunque un prezzo valido. Lo specchio è gigantesco, quindi comunque lo vedete, è bello grande. Vi ci potete truccare tranquillamente. L'unico difetto, appunto, è che è leggermente polverosa quando andate a prelevare il prodotto col pennello. Per il resto, quando lo applicate o fate gli swatch, anzi, adesso faccio uno swatch, avete visto da quello bianco, vedete anche quel marrone. Raga, sono burro. Burro, burro, burro. Anche se vedo il tubo. Burro, burro, burro. Vedete, questi due sono i più chiari e questo è il più scuro. Sono burro, cioè io non so cosa dire, veramente. È una palette magnifica. Quindi grazie a Kat Von D per averla creata e grazie a Sephora per averla rivenduta. Palette occhi. Cosa uso come palette occhi? Io come palette occhi, quella della mia vita, che porto sempre in giro con me, ovunque io vada, viaggi lunghi, vacanze, a casa, andare dal mio fidanzato 2 giorni, qualsiasi cosa. Ragazzi, lei. La Urban Decay Naked Ultimate Basics. Sarebbe questa cosa meravigliosa. Questi colori meravigliosi. Ragazzi, io non so come bloccare questo riflesso. Cioè, datevi una mano, veramente. Eppure ho tirato giù la tapparella e giù le tende. Comunque, i colori sono questi. Avete delle tonalità che vanno dai malva, dai bordeaux, cioè dal malva al prugna, così, rosatini. Poi avete dei ruggine, avete dei marroni e avete il nero e avete un grigio. E i due colori. Questo qua è leggermente perlato, infatti io lo uso magari anche nell'angolo interno. Questo qua invece è un bianco opaco. È completa, è perfetta, ha tutto. Sono tutti colori matte, quindi a parte giusto quello lì, quindi se non vi piacciono i colori matte, se preferite una palette shimmer, ok. Però come palette da tutti i giorni, come palette da portarvi in vacanza, eccetera, io trovo che questa qua sia la soluzione migliore. Anche di questa ho usato questo colore per farmi spessore sopracciglia. Quando abitavo a Savona e non avevo Sephora a portata di mano, quindi non riuscivo nemmeno a comprare le mie cose. La uso praticamente every day. È la mia palette preferita in assoluto, cioè anche rispetto a quella che è... Oddio, dove è andata?
la mia naked solita, la basica, diciamo. Che lei, vabbè, cioè, è un livello allucinante, però io dovessi scegliere cosa portarmi in vacanza, scelgo questa, perché questa sì che ha tutti i colori del mondo, però non so su che base preferisco questa qua. Cioè, i colori, bene o male, sono sulla stessa linea, comunque tutti nude, tutti chiari, tutti marroncini, tutti ignini, tutti ini. Però io questa qua, cioè sarà che io amo il matte, quindi per me questa qua è la manna dal cielo, quindi ve la straconsiglio. Lo specchio, come potete vedere, è tipo gigante. La mia tendina riflessa sopra. È gigantesco, ha anche un pennello doppio che... dove sarà? Non lo so. Vediamo se ce l'ho qua nei pennellini che ho lavato. Eccolo, esatto. Il pennello doppio è questo. Non guardate il verde, ma perché c'è stinto sopra uno dei pennelli che ho usato per il face painting, che ho usato il verde, ragazzi, non va più dalla setola. Sto impazzendo. Ieri sono stata tipo 40 minuti a lavare il pennello. Comunque, questo qua ha la parte più piccolina e ha la parte da sfumatura. È una palette meravigliosa. Io ve la consiglio. La costa sui, anche questa, come le palette Urban Decay, sui 40-50 euro, super giù. Forse sui 49, super giù. È bellissima, ragazze. Cioè. Boh, se volete una palette che userete per tutta la vostra vita, io ve la consiglio perché comunque è ottima, la qualità è ottima, i pigmenti sono ottimi. Vi faccio gli swatch di tutto sul braccio, anche... Scusate l'elastico, vi faccio un laccio emostatico sul braccio. E faccio uno swatch molto al volo, cioè non sto a farvi... Però ragazzi, quello che è sta palette... Ora, non sto a spalmarvi tutti gli ombretti del mondo sulle braccia, ma vi faccio i più scuri perché tanti più chiari, bene o male, sono sempre i soliti bianchi, i soliti burro, i soliti. Cioè, si vede un tubo, so come mettermi. Come l'ho fatto bene questo swatch? Eccolo qui. Sì, ci sono tutti i colori, ragazzi, cioè, ma guardate anche solo ruggine, che colore è? Boh, cioè, io stupendo, trovo che siano dei colori meravigliosi anche per fare smoky, cioè sono bellissimi, sono burrosi, si sfumano da Dio. È tutto bellissimo ciò che fa Urban Decay. Io penso che le palette Urban Decay siano tra le migliori al mondo. Ora, ho fatto un ordine sul... ho fatto un ordine online e mi sono ordinata tre palette di... Quindi, perché ho sentito parlare tanto di queste palette, io volevo la soft glam, volevo la soft glam. In tanti mi hanno detto, ma Silvia, hai 600 colori marroni in tutte le tue palette che hai, cambia un po'. Quindi mi sono comprata sia la soft glam che altre, la Modern Renaissance e la Sculpture. Tutte e tre, vaffanculo. Ho fatto questo acquisto folle, sperando mi arrivi entro Pasqua o entro Natale, non lo so, vediamo. Vedremo, perché mi hanno detto in tanti che anche quelle polveri lì sono ottime. Oddio, che poi non ho fatto l'ordine, cioè è tutto nel carrellino, è già impostata anche la carta di credito, solo terrore di schiacciare ok, quindi io se lo faccio adesso sicuramente non mi arriva entro Pasqua. Non lo so, ragazzi, io le compro tutte o devo scegliere queste tre, o se anche voi le avete usate, consigliatemi quella che preferite voi, quella che vi piace di più, quella con cui vi siete trovate meglio, se le avete usate tutte e tre, consigliatemi la vostra preferita. Mi piacciono tutte. Amo i colori della Sculpture, ma amo i colori della Soft Glam. Ma i colori della Soft Glam ce l'ho ovunque. La Renaissance mi sembra un po' la Naked 2. E non l'ho comprata, quindi perché dovrei andare a comprare la Renaissance? Non lo so, ragazze, cioè io vorrei fare tante cose con questi soldi, con queste palette, vorrei comprarle tutte. Andiamo avanti. Oltre a questa meraviglia della natura, andiamo avanti e parliamo di rossetto. Io voglio un nude marroncino. Le mie labbra sono troppo pigmentate rosa per tirare fuori il marroncino da qualsiasi rossetto marroncino sulla faccia della terra. Velvet Teddy su di me è rosino. Quindi, cosa ho comprato? Io ho comprato questo qua di L'Oreal, il lip paint matte nella colorazione Dead Lips. Mi piace molto. Devo dire che tra tutti i marroncini che ho, è forse quello più marroncino che ho. Ma il mio preferito. Come durata, come consistenza sulle labbra, come colore, al momento rimane Honey Love di MAC, che sarebbe il numero, ci vedo niente ragazzi, mamma mia, A24. È un matte, non è un retro matte, quindi è un
È duro, ma non troppo. Il colore è questo. In video sembra più rosa di quello che è in realtà, ma è abbastanza marroncino come colore. Su di me ovviamente è così, è rosa. Però è un rosa che non mi dispiace, cioè ci sono tanti rosa che mi danno fastidio perché sono veramente troppo rosa. Questo qua invece rimane quel rosa mezzo antico, rosa cipria, rosa impolverato, molto... che non mi dispiace. Nonostante non sia il marroncino che volevo io. Quindi io, questo qua è il rossetto che io uso tutti i giorni della mia esistenza quando metto il rossetto, perché io solitamente esco col burro cacao perché sono abituata a lavorare. Non potevo mettere rossetti troppo evidenti, troppo appariscenti, quindi no, non li posso mettere. Bene, farò di burro di cacao o farò di lui. Lui è il rossetto della vita, per me, come nude. Velvet Teddy anche lo amo, ma rimane con questo, a parte che adesso non ce l'ho di qua, ce l'ho di la mia madre perché lo usa, lei lo usa, lei su di lei è marrone, va bene. È marrone. Su di me rimane rosino, ma mi rimane un rosino marroncino, che non è quel marroncino che voglio io, che è il marroncino che ha lo stick di Velvet Teddy, mi nervosisco. È un colore orribile, cioè su di me non mi piace come rende, quindi Honey Love, e tra l'altro è stato anche il mio primo rossetto di MAC che ho comprato, quindi per me lui è il primo amore. Il primo amore, e spero mi duri in eterno, non scherzo, anche lui è mezzo ormai, siamo alla metà della sua vita. E niente, se volete un nude che avete come me problema di pigmentazione di labbra troppo rosa e volete un nude che risulti nude, cioè proprio lui è proprio un nude, se io lo metto, anzi, ora vediamo se riesco a struccarmi le labbra senza fare deliri, che anche qua Wonka per struccarlo ci vuole 250 anni. Belle queste facce mentre mi strucco. Mamma mia. Ora questo qua che sto usando per struccarmi è un altro prodotto preferito che vi devo far vedere, quindi non vi dico cos'è fino all'ultimo. Andiamo a metterlo, così proprio senza... Ora, non conscia... cioè, sono abbastanza arrossata perché ho leggermente... mi sono sporcata col... con Wonka. Però vedete che è un rosa, cioè è proprio colore labbra leggermente schiarite, cioè come se io fossi andata in apnea sott'acqua per 40 minuti e questo è il mio così come esco. E a me mi piace da impazzire l'effetto labbra da morto, cioè è quello che a me piace, mi piacciono le labbra nude. I nude sono color pelle. Io ho una cosa che amo, cioè mi piacciono anche, mi piacciono matte, mi piacciono quando ci metto magari un gloss sopra. Le amo, le amo, le amo, le amo. Vorrei avere le labbra così, così non ho pigmentazione, ci metto sopra tutti i colori del mondo e così sono e così saranno anche sulle mie labbra. Quindi io questo colore lo amo. È morbido, è matte, ma è veramente morbido, cioè non mi diventa secco sulle labbra, non mi secca, io comunque le labbra veramente, 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 veramente secche. Non me le secca, non mi evidenzia le pellicine, non mi dà fastidio, cioè è perfetto. E ragazzi, io ve lo straconsiglio anche lui, 19,90 da MAC. 19,50 da MAC, sorry. Allora, io premetto che mi strucco all'inizio con la salviettina struccante. Al momento sto usando queste qua di Fria, quelle per le pelli delicate a base di acqua micellare, pelli sensibili a base di acqua micellare, azione riequilibrante. Mi piacciono un botto. Sono molto soffici, mi piacciono. Non mi irritano, infatti magari sono per pelli sensibili anche per questo fatto qua. Il profumo è paradisiaco, non so di cosa sanno, se sanno tipo di fresia, di gelsomino. Ragazzi, sono buonissime, vorrei capire che cos'è questo profumo che hanno dentro, perché è allucinante. Se l'avete o le avete usate, sapete di cosa sto parlando. Se no, a casa del mio fidanzato uso quelle di acqua di rose. Anche quelle mi piacciono molto perché sono veramente stradelicate. L'acqua di rose comunque è lenitiva, attenua i rossori, quindi per me va benissimo. Quello che uso in combo dopo essermi struccata bene la full face con la salviettina, l'acqua micellare, che questa non si vede nemmeno. L'acqua micellare, facciamo così, di Garnier, ed è quella tutto in uno, struccante, detergente e lenitiva per pelli sensibili. A parte che è una boccia che veramente, cioè, sarà boh, mezzo litro di prodotto, sì, 400 ml.
Ma veramente, cioè, ragazzi, la sto usando da 2 settimane, cioè, non ho usato un dito. È fantastica. Mi leva tutti i residui di mascara, mi leva tutti i residui di matita, mi leva tutti i residui di quello che volete, me la passo bene su tutta la faccia con 200 dischetti, ma raga, mi strucca da Dio. Non mi dà fastidio, non mi irrita gli occhi, perché io se ho un problema con gli struccanti è che mi irritano gli occhi. Cioè, io appena appoggio il dischetto sull'occhio mi brucia i pazzi, mi vengono gli occhi rossi. Fantastico, lo amo e lo stramo, quindi ve lo straconsiglio. Io l'ho comprato all'Abasco, quindi lo trovate penso ovunque, supermercati un po' più forniti, Ipersop, Tigotà, non mi viene in mente altro, Sbraccia qua a Genova, Basco qua a Genova, cioè ovunque penso lo troviate. Io l'ho pagata, che era in offerta, 4 euro e qualcosa. Signori, la userò per tutta la vita, cioè è veramente, veramente, veramente. E boh, non lo so, è tipo un Elisir. Ve ne ho già parlato anche questo su Instagram. È l'Elisir Effetti Speciali di Diego La Palma. Allora, questo qua è il mio prodotto per capelli preferito della vita. Sia da quando avevo l'extension, che quando ero bionda, che quando ero rossa, che quando ero nera, che quando sono castana. Tutti i colori del mondo, lui se li ha vissuti insieme a me. Questa è la seconda boccia che compro. Come potete vedere, l'ho già prosciugata, perché comunque lo uso da 2 anni questo prodotto. Ed è fantastico. Questo prodotto è a base di olio di argan. Olio di neem plum, olio di zucca e olio di jojoba. È tutto biologico, non ha parabeni, non ha schifezze dentro, non ha petroliti, è puro olio. Ha un odore che, ragazzi, io me lo berrei, sa di mare. Presente presente i solari del mare, quell'odore buonissimo. Non so come spiegare quell'odore di mare, di quando tornate dal mare, cioè io quell'odore meraviglioso. Quando avevo l'extension, ragazzi, era la mia compagno di viaggio, cioè io mi spalmavo l'extension di queste cose qua, perché avevo l'extension bionde, cioè quando ero decolorata, che mi ero fatta tutta il caschetto tutto biondo, ragazzi, questa era la mia salvezza per le punte. E tuttora adesso io lo uso sulle punte, quando mi sono fatta la piega, lo uso prima di lavarmi i capelli, lo lascio in posa un'ora sulle lunghezze, lo uso al mare. Al mare magari me lo porto in un boccettino di quegli spray, lo diluisco con, come si chiama, con lui, boh, bordelli, con lui, che è il morbidi e luminosi di Sunsilk, è un olio spray. Diluisco entrambi, metto in un boccettino, fa 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 sui capelli, li spazzolo, così io torno dal mare che non ho i capelli che sembro, non lo so, sull'isola dei famosi dopo 60 giorni che non mi lavo i capelli con il mio shampoo e i miei balsami. Quindi questi sono i miei prodotti preferiti. Anche questo di Diego Della Palma ve lo straconsiglio, costa sui 20 5 € dalla coin, non lo so, su per giù. Questo è il mio video di prodotti preferiti. Spero vi sia servito, vi sia piaciuto, vi sia stato utile qualche prodotto che vorreste acquistare, qualsiasi cosa, di avervi tolto qualche dubbio su qualche prodotto che magari eravate curiose di conoscere o di comprare. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Fatemi sapere che cosa vorreste vedere, se è un tutorial o qualsiasi altra cosa, io sono qua a disposizione. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e mettetemi un pollicino e seguiteci anche su Trouble Makeup. Ciao ragazze!